Ciao a tutte ragazze e ragazzi, oggi andremo a realizzare la crema pasticcera. Questi sono gli ingredienti: 4 tuorli d'uovo, 100 g di zucchero, mezzo litro di latte, 40 g di farina tipo 00. Iniziamo. Iniziamo quindi subito separando i tuorli, quindi dall'albume, perché poi andremo a utilizzare i tuorli. In questo modo qui li andiamo a separare. Dobbiamo stare ben attenti a non mischiare le due cose. Ecco qui. Andiamo poi a misurare 100 g di zucchero che aggiungeremo ai nostri tuorli. E adesso andiamo tutto a mischiare, andiamo proprio a sbattere tutto con le fruste. Per chi non lo sapesse, le fruste sono queste e cioè, se non ce le avete, ovviamente potete mischiare il tutto con il cucchiaio, però chiaramente con le fruste si va molto prima. Quindi andiamo a mischiare lo zucchero insieme ai tuorli.
Dopo aver ottenuto un composto omogeneo, lasciamo un attimo riposare e intanto procediamo con la ricetta. Andiamo poi a prendere una brocca di queste qui che hanno scritte le misure, quindi un litro, mezzo litro, per regolarci, perché andremo ad aggiungere appunto mezzo litro di latte. Se non avete una brocca, fate chiaramente occhio. Se comprate una bottiglia da un litro e mezzo di latte, insomma, quindi più o meno vi potete regolare. A questo mezzo litro di latte andiamo ad aggiungere i nostri 40 g di farina poco alla volta, setacciandola. Perché è importante setacciarla? Perché altrimenti la nostra crema formerà i grumi. Poco alla volta aggiungiamo la farina e mischiamo il latte. Farina e mischio il latte. Procediamo così per tutti i nostri 40 grammi. Prendiamo poi una pentola abbastanza capiente e ci versiamo dentro entrambi i composti. Prima il composto delle uova e poi anche il latte che abbiamo mischiato con la farina. Però sarà importante che il latte lo passiamo con un passino, perché appunto se nel mischiarlo con la farina abbiamo formato dei grumi, così almeno li schiacciamo, diciamo, questi grumi. Versiamo prima le uova con lo zucchero. Accendo con il fuoco basso e giro con la paletta di legno finché la crema non sarà pronta. Allora, come vedete, adesso la consistenza è molto liquida e soprattutto quasi bianca perché c'è il latte, e poi praticamente girando piano piano con il fuoco basso deve raggiungere una consistenza gialla e densa. A questo punto, quando è diventata gialla e densa, possiamo spegnere sotto il fuoco e la nostra crema è fatta. Lasciamo raffreddare e possiamo usarla per quello che ci serve. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!